Ciao da Andrea a DSL Oso Portoghese. Oggi, martedì 20 febbraio 2018, voglio cogliere l'occasione per fare questo speed test. È un trucco, un segreto per andare più veloce con lo speed test, però scrivetelo poi nei commenti. Colgo l'occasione perché è venuto un cliente a prendere dei cavi fibra ottica, che sono questi qua, ok? Attenzione perché c'è il verde verde e il verde celeste, quindi state attenti. Naturalmente ne esistono di tutte le misure. Guardate, questo mi pare che sono 30 metri, 5 metri, 10 metri, 20 metri. E questo cliente mi ha detto che lui ha messo un modem Asus RT, comunque poi lo scriverò nei commenti, nella descrizione, e lui va a 450 mega mettendolo a monte del modem Tiscali fibra ottica. Quindi lui ha risolto il problema della lentezza del wifi, che arriva fino al massimo a 100 mega, 100, 150 alcuni dicono, mettendo questo modem Asus o Fritzbox, comunque ve lo metto nei commenti quello che voi potete usare. Adesso mi ha detto: guarda che facendo lo speed test con Chrome, io adesso sono su Chrome come potete vedere e parto con lo speed test, la velocità è più bassa rispetto che se lo fai, per quello ho scritto nel titolo di questo post come andare più veloci. Dipende, sì, se siete collegati wifi, se avete il cavo, che tipo di cavo Ethernet buono. Guardate un po', con Chrome 211 mega. Io adesso fa la velocità anche di upload. Quindi 216 mega in download, e in upload invece è più veloce in upload. Però cosa ho scoperto io stamattina? Ripeto, martedì 20 febbraio 2018. Quindi in questo caso è più veloce l'upload del download. Se io faccio un altro test, mio IP test di velocità connessione, probabilmente mi esce un qualche cosettina più veloce. Allora vi ricordo che io sono collegato col cavo, ho un Mac, ecco qua vado più veloce, quindi già cambiando speed test già sto andando più veloce. Avete visto che questo in download è 330 mega circa, mentre lo speed test, questo è la velocità di upload, lo speed test invece era di 222 mi pare, se lo controlliamo come termina l'upload addirittura qui è 300. Però qual è il trucco, il segreto che io volevo dirvi? Allora, questo è mio IP, mio-ip.it/test-velocità-connessione. Lo ACLA invece abbiamo visto che era 216, è questo qua. Adesso cosa facciamo? Io apro Firefox, vado su speed test, sempre ACLA, chiudo Chrome. Guardate, qua come vedete c'è un altro speed test che ho fatto prima, il 2 febbraio, vedete qua, il 2 febbraio, il 20 febbraio 2018, alle 10.06, l'ho già fatto, 844, guardate facendolo adesso, sono 12.36, lo vedete qua, guardate facendo adesso con Firefox, io adesso sono su Firefox qui, ok, vedete Firefox, qui abbiamo ancora un altro test, ok? 400 mega, quindi ancora più veloce la velocità di download. Se io invece vado ancora, questo è l'upload, quindi quasi 400 mega. Se io invece mi apro ancora un altro mio IP, quello di prima, mio IP test, speed test connessione, proviamo a farlo anche qui, vediamo se questo ha finito. Vedete, questo lo ACLA ha finito. Questo è mio-ip.it/test-velocità-connessione. Quindi abbiamo visto che con due diversi speed test, ma due diversi browser, una cosa è Chrome, una cosa è Firefox, abbiamo ottenuto quattro valori diversi. Ora, per concludere, voglio fare ancora un'altra speed test. Voglio aprire Safari. Io vi ricordo che sono su Mac, incollo qua speed test di connessione, chiudo Firefox,
Quindi abbiamo visto che Firefox era 390, questo invece è 405, o Acla, o Acla. Questo invece è 405. Adesso chiudo Firefox e lo provo a fare con Safari. Questo è ancora Firefox, chiudo, apro Safari. Vai. Quindi abbiamo fatto tre speed test. Guardate un po' con Safari. Sempre sabato 20 febbraio, l'orario è sempre qua, 12:38, Raggiungiamo i 905 mega. Cosa vuol dire? 920 addirittura adesso. Tenete presente che io ho collegato il telefonino, anzi adesso lo scollego pure. 200 mega la velocità di upload. Tenete presente che ho anche altri servizi collegati wifi, la stampante, il centralino, altre cose. Quindi, come potete vedere, adesso lo facciamo ancora con Ohacla speedtest.net. Go. Chiudiamo questo perché altrimenti lo lasciamo aperto. Vedete con Safari quanto viaggio? 920. Adesso, come termino di fare questo speed test qua, chiudo questo, riapro Chrome. Qua siamo a 943. L'upload poco importa, tanto l'upload, sì, a caricare questo video ci impiegherò su YouTube, ci impiegherò 10 secondi probabilmente. Un video di qualche minuto. Allora, vedete la velocità di upload. Adesso cosa faccio? Richiudo Safari, vengo qua, riapro Chrome. Sempre 12:39, amici, è passato pochissimo tempo da quando. Guardate un po' con Chrome. La velocità è decisamente più bassa. Amici, la velocità è più bassa. Quindi fate attenzione a come fate gli speed test, perché gli speed test bisogna saperli fare. E tenete presente che adesso io qui il mio processore è impegnato, chiudo Firefox, è impegnato e quindi è un po' più lento. Quindi la velocità di download non è la velocità della linea va testata in altre maniere, non così. Questa è la velocità che riesce a tenere il browser. È la velocità che riesce a ottenere il browser con la connessione che voi avete. Per misurare la velocità della linea, fibra ottica o ADSL che sia, va misurata in altra maniera e sarà oggetto di un altro mio video. Scrivetemi nei commenti se questo video vi è piaciuto. Ciao da Andrea DSLoso Portoghese. Ciao, iscrivetevi sul mio canale e mettete mi piace e commentate, mi raccomando, iscrivetevi.